Duplice femminicidio ad Arezzo, non è facile raccontare una notte di sangue e di paura qui in via Benedetto Varchi, a due passi in fronte proprio di Porta San Laurentino. Yawad Ikam, di origine marocchina, questa notte ha accoltellato la moglie e la suocera. L'anziana è morta subito, mentre la moglie Sara è stata trasportata all'ospedale, dove è morta proprio durante la notte. È accaduto tutto intorno all'una, forse una lite, forse tensioni che da tempo, secondo alcuni testimoni, serpeggiavano nella coppia, tanto che la suocera dormiva con la figlia. Yawad ha afferrato un coltello ed ha colpito entrambe le donne davanti ai figli, un sedicenne ed una bambina di soli 2 anni. Anzi, stando ad una prima ricostruzione, sul posto sono arrivati polizia e carabinieri. L'uomo avrebbe sceso le scale, sarebbe scappato per le scale ed il figlio avrebbe chiamato la polizia successivamente. Macchie di sangue che sono state ritrovate nella cabina telefonica proprio davanti a Porta San Laurentino confermerebbero come anche lo stesso Yawad abbia chiamato la polizia per dire le ho uccise. Una situazione difficile, secondo alcuni testimoni, una nottata terribile. Sul posto sono arrivati tutti i mezzi del 118 per cercare di salvare le due donne. Questa mattina il corpo dell'anziana è stato portato in obitorio, la scientifica è tornata sul posto per i rilievi. Ora nell'appartamento rimane soltanto silenzio, è stato sequestrato ed un'indagine che si basa proprio sulla confessione, almeno in fase concitata, dell'uomo. Che cosa lo abbia portato a commettere questo terribile duplice omicidio lo dovrà sicuramente raccontare davanti ai giudici. Attualmente lui si trova in carcere.